Appassionati di calcio e non solo, bentrovati al consueto appuntamento con VNews, il notiziario web che vi aggiorna sulla serie B con te.it. Apriamo questa edizione parlando del posticipo tra Novara e Perugia che ha chiuso la 38esima giornata di campionato. Finisce in parità 2-2 la gara del Piola con gli ospiti che hanno bisogno ora di un'impresa per non dire addio ai sogni playoff. Il primo tempo è subito divertente, i piemontesi sono pericolosi con Corazza che sciupa una ghiotta occasione. Non sbaglia invece il Perugia che trova il vantaggio con una splendida conclusione dalla distanza di Guberti al quarto d'ora. Il Novara allora si riversa in avanti alla ricerca del pari che arriva al 35esimo con Gonzales che firma l'1-1 scattando sul filtrante di Corazza e battendo Rosati. Il Perugia potrebbe subito riportarsi in avanti ma il palo ferma la conclusione di Fabinho. Nella ripresa il Novara è ancora minaccioso con un colpo di testa di Fragoso su punizione di Viola. I piemontesi insistono ma sono gli umbri a trovare l'acuto vincente con Aguirre che stacca alla perfezione sul cross dalla destra di Fabinho. Lo svantaggio spinge i padroni di casa al massimo sforzo e il neoentrato Evacu ci prova di testa ma la palla timbra la traversa. L'attaccante del Novara non sbaglia invece sul successivo traversone morbido di Lanzafame. L'incornata in tuffo vale il 2-2 a un minuto dalla fine. Con questo pareggio il Novara va a 58 punti e aggancia il Cesena. Il Perugia va a 52, restando così a meno 6 dalla zona playoff. E vediamo ora le curiosità sul turno appena concluso. Ottava vittoria consecutiva per il Trapani che eguaglia il record di Torino, Juventus ed Hellas Verona nel campionato di B. A lanciare granata ci ha pensato ancora una volta Bruno Petkovic, 4 gol nelle ultime 4 gare, che ha realizzato la sua prima marcatura su azione proprio contro il Cesena sabato scorso. E venerdì potrebbe festeggiare l'aritmetica promozione il Crotone di Juric che contro il Como ha visto andare in gol il 18esimo calciatore diverso in stagione. Francesco Modesto, autore dell'1-0 contro il Lariano, oltretutto è tornato al gol dopo 4 anni. L'ultimo centro del mancino calabrese risaliva al 28 gennaio 2012, ovvero ad una gara di Serie A tra Catania e Parma. E proprio Modesto è uno dei 3 calciatori che sono andati in gol nello scorso turno e sono stati in passato compagni di squadra. Oltre a lui, infatti, hanno trovato la via della rete Jacopo Dall'Oglio e Antonino Barilla, ex calciatori della Regina. Mentre Modesto e Barilla sono stati compagni in prima squadra dal 2005 al 2007, Dall'Oglio in quel periodo faceva parte delle giovanili Amaranto. In questo turno, inoltre, è arrivata la doppietta per Cacia, altro ex calciatore della Regina. Si tratta della quinta volta nelle ultime 10 gare che l'attaccante calabrese realizza 2 gol nella stessa partita. Ottavo risultato utile consecutivo per il Bari che contro il Modena non ha trovato i 3 punti ma ha mantenuto comunque l'imbattibilità. I pugliesi sono, dopo 38 giornate di campionato, i più bravi nel possesso palla con una media di 26 minuti e 40 secondi e sono anche i più precisi del torneo con una percentuale del 66% di passaggi riusciti. E parliamo di un importante evento che coinvolgerà la Lega B domani. Presso la sede della LNPB in via Rosellini a Milano infatti si riunirà l'EPFL per un workshop. Il gruppo di lavoro dedicato alle leghe europee di seconda divisione, nato per favorire la cooperazione, le relazioni amichevoli e di unità e per promuovere le dimensioni politiche, sociali, culturali, economiche ed educative del calcio, si ritroverà in Italia per la terza volta, la prima a Milano, per discutere di tematiche relative a possibili progetti comuni da sviluppare nei prossimi anni sia a livello sportivo sia a livello gestionale. E questa per oggi era l'ultima notizia, io vi ricordo di consultare il nostro sito internet www.legab.it oppure i nostri profili social all'indirizzo in sovraimpressione per tutte le altre notizie sul mondo della serie B con te.it. Grazie e arrivederci.